Bentornati e bentrovati amici sul canale del Predone. Torniamo in live con Far Cry 6, continuando la nostra guerriglia contro il despota Anton Castillo. Io come al solito chiudo la telecamera amici e la rimetto alla fine del video per i saluti. A dopo e buona visione con il Predone. Facciamo tanto chiacchiere io. E dai, è su, come ce l'ho, no? Mi devo sempre chiacchierare così. Allora, vediamo un attimino quello che c'è da fare. Allora, dovremmo avere già, mi sa, un paio di incarichi, se non mi ricordo male. Allora, uno è trova Bembe. Rivelo di Maria Marchesa, l'unico che hanno provato a fare con me e non posso permetterlo. E infatti, questo penso che dovrebbe essere un incarico abbastanza interessante. Andiamo a parlare con Talia. Come here. Fucking follow. Matthias is a fucking saint. Don't let Marquesa break him. E mo ci arriviamo subito, amica mia, non ti preoccupare. Allora, intanto andiamo, procuriamoci un mezzo di loco emozione. I know Paolo's got a lot going on with the cat, but we need all hands on deck. Allora, coccodrillos. Se vogliamo il cavallo ci prendiamo un bel allo cavallino. Non si è tenuto come zebbe siano arrivati a Yara, ma qui sospetto che il mercato nero degli animali rari sia nato dopo che un certo guerrigliero ne ha fatto arrivare una sull'isola. Andiamo. Hey, a magic horse. Dove stai, io? Monta zebra, non monta a cavallo. Ah sì, you're okay. Vediamo com'è sta zebra d'assalto, va. Easy. Vamos. Vamos. Vamonos. Quasi un mega cappotto, eh. E non è proprio comodissima da farla, con gli animali non si vede benissimissimo. Rieducazione. Vieni fuori il mio amico Matthias, vai. Un viaggio verso la destination. Come potete vedere, la nostra bellissima zebra. La nostra zebra d'assalto, guardatela. Olè, chi è? Guarda che zompetto. Eres tu un verdadero Yarano? Ma quello era un posto di blocco? Vabbè, facciamo finta di non averlo visto, va. Andiamo diretto ai bersagli. Oh. Cioè, come clacson questo io, Madugada, la costa del mare e Losania. L'ultimo non ho letto. Balaseras. Stavano a sparare come al solito. Boom. Mazza, l'ho travolti tutti e due, non si è proprio fermata lei, la zebra. Che spettacolo, chi è? Dove vai? Ah, tu proprio la curvetta precisa, precisa. Ho capito, che cos'è laggiù che me lo dava? Me lo dava? Ferosa.
Boh, vabbè, non ci interessa, andiamo diretti là. Sanno come non ci venga, non vengano veicoli dietro di noi. Però che ci frega a noi che vengano i veicoli. Au. Zio, te la riparo io. Fermati, vengo io. Sono capace, posso farlo. Dove vai con l'arma a mano? Guarda, già riparata. Considera come se fosse nuova. Via. Dica. Ecco, mi ha fatto scappare il cavallo. Io ti ammazzerebbe e sparerebbe io, guarda un po'. Signor poliziotto, un cane deficiente ha fatto scappare? Ecco. No, volevo dirle che un delinquente ha rubato una vettura. La vado a prendere, signor agente, è laggiù in fondo. Oh oh. Ciao. Se mi spara una base giocata, bababam. Scomparso il carro armato. Ah. Cos'è questo tutto big recintode? I laghi diamante. Ah, è lo zoo. Vabbè, allora si spiega. Ho sentito un'esplosione. Ancora questa arma a mano. Capito? A parte, vabbè, i 1500 colpi esplosi in 30 secondi, di cui due sono andati a bersaglio, penso. Vai. Veloci come il vento verso il nostro bersaglio. 90 armas. Dai, eh. Comunque con sto cavallo in giro per Cuba mi sento molto... Cuba, scusate, a Yara mi sento molto Clint Eastwood. Listen to me. The army is here. There's going to be a fight. Then get in there and get Matthias out before the army storms the place. You are outnumbered and outgunned. Buoni. Buono. Vediamo se riusciamo a passargli dietro. Vai su. Tanto recuperiamo sta robetta, va. Vai su. Ottimo. Tanto munizionamento vario perché ci fa sempre comodo. Spegniamo il nostro 5,56. Sempre pronto a
ingropparsi un buon nemico. Viva Libertad! Qualcuno che fuggiva è stato un errore, una svista oculare mia. Chi è? Altro che Batman. Le faccio vedere io come si fa. Quatti, 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 quatti. Intanto abbattiamo quello. No, facciamo una cosa, facciamo tirarlo giù con questo però. Anche a te. E anche a te. Dove sta l'ultimo? E anche a te, buonanotte. O come direbbe la nostra Dani Noias, buona smecia. Vai, togliamoci. Allora, intanto, come al nostro solito, azzottamoci tutto quello che troviamo, no? E lo sappiamo che noi siamo specializzati nel rubarci tutto. Magari soprattutto se ce lo fate azzottare. Incubo penso il mio futuro, sì, va bene. Comunque devo dire che da dopo ieri sera che è caduto il caffè. Dopo che mi è caduto il caffè sulla tastiera, devo dire che la tastiera comincia ad avere i primi segni di squilibrio. Adesso è un altro modo. A mo' io lo troviamo l'altro modo, Dani, non ti preoccupare. Che cos'è questo? Questo intanto andiamolo a pitturare, Much better. Molto meglio. A voglia mia, di un po'. Allora, stavo dicendo di trovare il modo per entrare. Questo non mi sembra proprio il caso. Vediamo un po', ecco, l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato. Passiamo di qua. Intanto prendiamoci il metallo perché ci serve come il panino. No, come il panino, a noi ci serve come il paninos. Intanto togliamo l'arma perché in questi frangenti l'arma c'è più di ingombro che altro. Oh, bobetti gaddo. Dai, siamo arrivati noi, tutto a posto, ci pensiamo noi. You're Matias? You don't look like a doctor. Matias Alonso. What, these scrubs don't scream physician to you? Talia sent me to break you out. Fantastic. One problem? I let go of this artery, he dies. I need a trauma kit. Guards keep the supplies locked in the pharmacy in the other building. I'll go get it. Rapido, por favor. Rapido. Tanto sicuramente come torno questo amore, guarda. Hang in there.
Mazza, oh. Io proprio per fare i voli specializzato, 208 metri, sicuramente ci staranno 1.200.000 soldati a guardare un kit medico. Però questa cassa di armi ci potrebbe dare una soluzione alternativa. Il transustanziatore, andiamo bene, questi i nomi strani li fanno tutti loro. Proviamoci con il massimo della scaltrezza e risoluzione. Sicuramente lo squalo non ci si mangia. Watch out, flamethrower. Occhio. Tecnicamente parlando, penso che li possiamo abbattere con la massima tranquillità, Non penso che siano... Liscio. Ne manca l'ultimo, eccolo. E anche tu vai giù. Comando, sempre con la massima matanza. Un po' di peso sugli arani. Non c'è niente sopra. Vado di qua. Intanto prendiamoci questo, ottimo. La cassa, che ci dai di buono? Polvere da sparo, i medicinali. Mattias, have your kit. Get back fast. Soldados are at our door. Ecco. La pareva. Non dove vado? Visto dopo. On my way. Ah.
L'ho visto dopo quando c'ero passato sopra, era troppo tardi, perché ho visto il secondo poi tra le altre cose, non è che ho visto direttamente quello che ho preso. Sembrerebbe che siano entrati, ma è possibile? The trauma kids. Gracias. I need to stabilize him, Danny. Keep the soldados off my back. Crossing guards are pretty important. Nobody gets close. Nadie. Venga, fa su dall'alto e venga ammazzato. Yeah, beccate questo gringo. Matthias, you done? I need more time. Shit, we're pushing it here. What? You want to switch? Che cos'è sta musica che l'ho tolta? Perché stai mettendo musica? Dialoghi, colonna sonora, effetti sonori. No. Porco Giuda però. Porco.
Maxima Matanza. Manco visto che arma mi ha dato. Dice che ce ne manca solo uno da una parte, da questa, ecco. Dai, cogno! Dai, sopra, 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 sopra. Dove stai, puercos? È riuscito a lasciarne uno quell'elicottero, un pane. Dove copertura? Metti la via copertura in testa. Soldados. And I took care of my patient. Come see me. Non lo so, dico, qualcos'altro da fare, no, non lo so. C'avevo un incontro che spuntato in miardo, non finivano più. Danny, from Libertà. You've done this before, no painkillers? Give me a hand. Only true Yarns get proper medical care. The rest get me. When I did Paolo's top surgery, there was no anesthetic. Black market hookup fell through. Even then, Paolo didn't blink. Shit. Welcome to Castillo's paradise. Tell those lovebirds I'll help after I scrape up some antibiotics for a friend. You will live. Thanks to you. Sei un infermiere molto alternativo. Vabbè, mo questo solo potremmo spizzare tutto sto ambiente, no? Dalia! I got Matias out. Gracias. And Paolo will thank you when he finds out. Danny, you're one of the good ones. Plenty of good ones in Libertà, you know. I think you'd fit right in. Okay, slow down, Danny. If we break more chains, show Marquesa and Castillo that they can't keep us down, maybe I'll consider Libertà. Maybe. Maybe. Operation completita. Madonna, senti questo come sta. Maybe it's the pills? No, it can't be. Juan? Who is this? It's Danny, Juan. Who? Danny. Danny! You need something? You called me. Questo sta proprio voi. Not possible in my current state. But I'm glad you reached out. Meet me on Libertad Island immediately. Eh? Why? Juan! Shit. Dice di tornare da lui all'isola di Libertad.
E perché ci vuoi far tornare all'isola di Libertad? Tu dici che te frega? Bravo, se va. Che se dice ne andà, non penso che ci abbiamo grandi scelte, no? Che c'è qua? Cogno, I lost them. A parte il fatto che ci siamo persi un cavallo, no? Boom, mazza, quella la sbagliai tutte e due, oh! Sto fregato, eh. Chi è che mi sta a sparare in un vero? Oh, queste macchinette. Uscio? Mica tanto. Allora, questo l'abbiamo fatto tolto. Poi lui dice... Ma se me trova il bim bim be. Bisogna guadagnare un po' di pesos. Senti, andiamo a togliere questo di mezzo, va. Così ce lo togliamo subito. Guarda questo campane, oh. Dovrebbero avermi perso di vista. Se rimango un po' acquattata qua in mezzo non mi vedono. Tant'è che è quasi sparito, eh. Sì, perché sono molto più cazzuti, come avete visto, quindi...
Tutto sommato ci sta, perché insomma non è che so un gruppo di sprovveduti, sono militari. Quindi che siano un po' difficili da tenere a bada, ci sta pure come grado di sfida, voglio dire. Troppo facile sarebbe stupido. Guarda questi, con sto liscio mi fanno ammazzare, ragazzi. Sono fenomenali. La su sta moto, va. Baikala 750 del 60, chi è? Guarda che motoretta, raga. Che clacche sons. Andiamo veloci qua, eh. Quanto siamo a 2 km e 2. Oh. Ma che siete matti che attraversate così? Ma io voglio dire. Vai, vediamo chi si toglie. Io. Capirai, sai che da mo si è smorza sta moto. Si spegne proprio. Mamma mia, guarda quanto è veloce. A me non è perché sennò entro 30 secondi vengono 1,5 miliardi di soldati nemici. L'arma se l'è presa e il mezzo per scappare ce l'ha, quindi il nostro lavoro l'abbiamo fatto. Aiuto per cavolo, perché mo vado a mettere sul cocucciolo della montagna. Non vedi che botte che te tiro da qua. Ah, sai quando mi vedete? Should kill the alarm. Allarma. Shit. Checkpoint. Vediamo un po'. Che poi dalla mente di Ubisoft. Guarda che scorci. Dice che ci stanno solo questi. Io non è che mi fido tanto, eh.
Tanto cominciamo con l'eliminare l'allarme. Ammazza quanti ne passano. Ma con questo, con quale cognizione di causa mi avrebbe visto, scusa, eh? Fumigator. Vada. Momenti volo. Minchia. Non è proprio facilissimo scendere, eh? Abbiamo usato per scendere di me. Guardalo questo. Preso anche questo. E l'abbiamo liberato alla grande. Yes! Another checkpoint for libertad. Via la vita, evitate il silenzio. Sindaco addirittura. Qua non mi sembra che ci sia niente. Adesso lo possiamo scansionare? Ok. Quello è andato a pupazzi. Oh. Capito? Calmi, eh? Chi è questo? Ma chi è? Si è morto troppo tardi. Vabbè, comunque arriviamo alla motoretta nostra, se ci sta ancora, ma non ci sta, quindi facciamo una bella cosa. Aspetta, questo ci dovrebbe dare forse la posizione di una contraerea, immagino. You got stress, Dani? Maybe you should visit Dr. Yanni Davolos. Sì. He can help you get your mind right. Va bene, ci proviamo, ci andiamo e vediamo che dice. Siamo tanta motoretta. Dove siamo arrivati? Ok.
Cruz della famiglia, mi sembra aver letto, è possibile? Guardaci, c'è il sorpasso, incredibile, lo infila in curva. Metri in là c'è un percorso dei guerriglieri. Ma noi ce la possiamo pure andare a far piedi, no? Che dite? Tiriamo fuori il nostro bel SG556. Oppala! Clara, c'è un perro. I need to help Paolo pay off a debt to some black market smuggler named Bembe. Do whatever it takes, Danny. If Paolo was able to build that camp on the run, imagine what he could do for Libertad when he decides to fight. Understood, Clara. Bembe is in the church. Wonder if he's asking for forgiveness. Tanto questo, sai com'è questa missione, no? Che noi arriviamo là senza problemi. Una volta che arriviamo là, si sa perché, ma si scatena l'inferno di cristallo. Come al solito. È sempre così. Arriviamo là che non ci abbiamo problemi di nessuna sorta. Tanto nel frattempo noi continuiamo a accattare tutto, quindi. Siamo andati in chiesa. Figlioli. You Bembe? I know a sinner when I see one. Bembe Alvarez. What's wrong with Ola, asshole? Try to fuck me, Danny Rojas. I sell your organs to the Yankees. And I know if I shoot you, Paolo's death disappears. No. You have rules. You might kill. But you're no killer. Mierda, you got me. So what does that make you? I kill guerrillas. I also kill soldiers. It's just business. Easy to pretend you're not picking sides. My father was a guerrilla in 67. After La Revolución, he put on a crisp military uniform. 3 years later, to his surprise, a fresh new Revolución with fresh new guerrillas. They thank him with a bullet to the skull, buried in the same crisp uniform. Are you ready for your uniform, Rojas? It goes both ways. How's that? You were just dressed like a priest. I like you, Danny Rojas. We can do business. Fucking Bembe. Ah, carina la bandiera dell'FND. Ok, Rojas. I need you to pick up my key from my business partners. Where are they? At the hotel. My associates are named Dimitri and Vasily. They're Russian and they're twins. I'll make it easy and send a picture. You're too kind. They say kindness is the lowest form of manipulation. This is a simple job, Rojas. Get me my key and Paolo will thank you. I don't want Paolo's thanks. I want Paolo's debt cleared. We all do, Rojas. Me most of all. Right. I'll get you this key. But then you and Paolo are square. Understand? Love you, Rojas. Bye-bye.
Ah, bene. Ma che simpatici, come missioncina, una cosetta leggera proprio. Diego. Hola. 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 Uè, la guarraccia lancia razzi, gagliardo questo. Taccio 912 metri, penso che ce ne possiamo andare anche a gambe levate. Vedo un veicolo là davanti a me per la previsione. Piano con queste bombe, eh? Che fanno male. Chi è questa macchina del Diabolic, raga? Tarantan, tarantan. Questa è più che la macchina diabolica, raga, la macchina che sgomma pure male. Allora, andiamo qua. Certo, non sarà facilissimo arrivarci. Dai. Lasciamolo fare a lei, va, che forse la riesce a fare un po' meglio. Guarda, ma qua c'è una bellissima cassa da azzottarsi, ok? Eccola. È il polletto! Dai, su, c'è pure una cosa di libertà da qua dentro. Dove? La precisione dove? Andiamocela a prendere. Mi dice qua. Eccola, ma quelle so. Possibile sul tetto? Sì. Quindi forse da qua se la. Da quest'altra parte. Mi serve un modo per salire sopra a questi vagoni, forse. Salire su, un modo per salire su, dove lo troviamo?
No, qua no. Vediamo un po' se magari esternamente c'è una scala. Non c'è una cazzarola di scala. E come ci arrivo io là sopra, scusate? Ah, forse aspetta da qua. Da qua. Ok, fino a qua ci siamo. Che palla. Dai. Bisogna capire un attimino bene come salire, perché... Allora bisogna salire da quest'altra parte. Ammazza che palle. Ok. Da qua, da qua. Eccoci arrivati alla cassa. Che ci dai? Elmetto da impatto, va. Stai calmo, devi stare calmo, eh. Che è, vai. Vai. Andiamo, dai. No, 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 macchinetta super velocissima. Hai avuto paura per un attimo, eh? Che sta a mandare ciclo su mozzatori pezzo volador. Trovo le chiavi di Ben Beige, ma io sono qui da qualche parte, per me mi danno foto di mangiare sul telefono. Medic can't save you.
I'm good. Madonna. Un'altra fossa comune. Porco Giuda. Questi sono matti proprio. I thought you should know that there might be some soldiers at the hotel. No, ma che? Ma might veramente? Be? Hey, I'm just trying to help you. You don't help people, Bembe. You use them. I'll take that as a thank you. Intanto andiamocene sopra, perché da sopra non ci dovrebbe vedere nessuno. I see you, sniper. Ci abbiamo un cecchino. Veloce. Aspettiamo che si ferma e gli mandiamo. Adios. E anche lui lo abbiamo mandato da padre Bembe. Fumigators. I see a Russian. But is it Dmitri or Vasily? Okay, so go ahead. I've survived bigger falls in Russia. Bastardo. The foothills, but still very high. Who are you working with? I told you already, nobody. Just me and my brother Vasily. Buenas noches. Bullshit! Okay, so bullshit to you then. Do you want to join your brother for a swing? We are Russians. Pain and death, they do not scare us. This part of life and lies is shit. We accept this. We will. Fucking predators! Every one of you! Soldiers. Simple job, my ass. Che cazzo era l'ha fatto? Magari lasciava delle truppe. Vabbè, buttiamoli giù. Check it out.
senza patiusa! I gas sono sempre importanti. Special forces. Dove stanno fuori, quindi? Lasciamola là fuori, non gli diamo fastidio, perché noi non diamo fastidio a lui e lui non penso che ce ne darà a noi, visto che non penso nemmeno che si è accorto che siamo entrati. You're no soldier. Zhezhny b'yot minya! Are you Dmitri or Vasily? Dmitri, who the fuck are you? Bembe sent me. Where's the key? So that's what this is about. Bembe fucked us good. First he sends military, then he sends you. I don't work for Bembe. I'm just here for the key. My brother has the key. The soldiers drowned him like a dog, but he didn't once beg for his life. He died in that fancy pool like a man, my Vasily. Gracias. I'm sorry about your brother. I'm getting out of Yara. You should too before Bembe stabs you in the back. Idiota, Kusok! I never should have come to this godforsaken country! Allora, qua mi dice che c'è un paccio. Dove dovrebbe stare, secondo te? Non volevo riscendere. Bellissimo quello da delle forze speciali che si sta a fare tutto il vicolo, ma io qua invece non trovo ancora la cassa, perché la cassa, allora io sospetto che sia al piano di sopra. E poi penso che mi ci manderà a quel paese. Tutte le volte che la faccio cascare. Intanto recuperiamo questo. Dopodiché saliamo e ci andiamo a prendere quest'altro ciondolino. Che cos'è? Collana Yarana. È un gadget per lo specchietto retrovisore. Bembe, you fucking hijo de puta. So you've got my key. See, I found it on your dead Russian friend. Now, Rojas, the key opens a safe at Via Judia Hotel. I need a black book inside. What's in that book? For you? Paolo's freedom. La libertà di Paolo. Che poi te potrei pure dire, ma sto Paolo, chi cazzo è? Che c'è sta là sotto? No, guarda dove cazzo hanno messo un'arma.
Cortina di ferro, mitra. Ma queste armi che hanno dei nomi fantascientifici ma fanno cagare come pochi. 1600 metri. Cosa prende qua la motovedetta? Va che ci andiamo direttamente con la loro motovedetta ci andiamo. Metri. Dai che te sto a spompare, Dani. Vai. Chi è? A me un po' a vedere un attimino questa dove bisogna andare. Minchia, cioè anche se noi dirigiamo qua, no, ci conviene far giro largo, ma molto largo. Talmente largo che da entrare dentro proprio. Quindi ci conviene... Punta. A largo. Oh, siamo matti. Vado un po' se sto andando bene. Ammazza come sto andando bene. Voglio sapere come ho fatto a cappottarmi. Ma posso entrare anche qua? Sì, possiamo. Ovviamente rimaniamo incagliato. Andiamo un po'. No, dritto per dritto proprio. Se noi rimaniamo dritti così... girando di qua. Che dice la mappas? Eh sì, siamo praticamente, possiamo anche attraccare qua perché non penso che ci faccia passare, vero? Guarda che parcheggetta, raga, ma che ne sapete voi? Oh. Ma davvero, davvero. Chi è? Guarda che parcheggetto che ti ho fatto, ragazzi miei. Nemmeno se ero uno skipper riuscivo a parcheggiare così bene. No, no, no. Hey. Sta bene, eh? Bravo, bravo. Che cos'è questo? Se brilla non avvicinati, vedete un milione d'acqua di acqua nella vicinanza del parco al cotrino di Anton Castiglio, ti è dato un cotrino mutato di nome Venodiente che è riuscito a scappare, non fai lasciare che so come esercito, non possiamo perdere altro personale. Smaltimento scoglio, una zona di caccia arrivata, che te vuoi rivelare? Te magna! Hello there! Stay strong! Stay strong, se no strong! I'm good. Ho capito. Gracias.
Prego. Non è problema. Mo penso che te ne puoi anche andare, amico mio. L'unica cosa che mi piace è vado a ridere. La mangusta non si toglie per fortuna, quella merdina ha poca dell'altezza. Buona fortuna. We stand with Libertad. Per forza, che hanno trovato una bomboletta spray. Wow. Era un lupus, cos'era? Vabbè, noi al momento non ce ne frega, andiamo diretti al bersaglio. Hotel Villa Giudia. Eccomi, cacciofi alla Giudia. Andiamo un po' qua. From me. Sniper. If those animals got out, there would be real chaos. Un attimino. Allora, da là ci si arriverebbe solo esclusivamente da là. Quindi a noi se ci conviene tuffacce, tuffarsi o non tuffarsi, tuffamo, se va. Fammo la James Bond proprio. Ci siamo arrivati, quindi ora se riusciamo anche a salire su un bungalow abbastanza buono di posizione in modo da continuare a vedere se there's the officer. Got eyes on an engineer. Minchia, stanno messi bene comunque, eh. Qua si potrebbe far saltare la gabbia. Che abbiamo tirato contro gli animali. E uno intanto damogli una mano a cascata. Porco Dio, sono sempre... Dai, eh. Beh, mi sa che qualcuno comunque l'hanno sbragato, eh.
Intanto avviciniamoci piano piano. Là c'è un animalaccio. Looks like the hotel. And what a surprise. The army is here. Bembe, I'm at the hotel. And so is the army. But I think you already knew that. It's the delicious little surprises that make life worth living. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out. You see? This is why I like you, Rojas. Don't kill those soldiers for me. Do it for Paolo. Fine. No, mica vuoi fare come ti pare che torni indietro così, amico mio, dai, no. Intanto bisogna anche partecipare. In questo modo. Invio ai reception. È stata una bella idea quella di aizzaglie contro gli animaletti. Ci è venuta veramente bene stavolta, amici. Ci è venuta veramente, veramente bene. Dovrebbe sta qua, no? Immagino. Chiave. Allora, the safe's in the restaurant. Questa porta è nel ristorante. È nel ristorante, eh? Vediamo un po'. Ma sicuramente ci incontri. Ma te pareva, dice, che te ci manno così facile? Keep my distance. Sembrava strano. Che mi ci mandasse così tranquillamente, vero? Un uccellino. Che cos'è quella? Chiave del ristorante, oggetto. Bembe, it's Don. I got your book. See why Clara has so much faith in you. You are such a good little gopher. Is that what you think I am? Prove me wrong. I don't have to prove anything to you. Tell me where to meet you. I'm across the north bridge of the hotel. Chiaramente lui vuole il libro 190 metri. Ma stava aspetta qua praticamente, ci è venuto a far compagnia. All this for a book. Dovresti leggere, scopriresti un sacco di cose interessanti su questo bastardo di Bembe.
Dalla Rojas. Ah, MG21, mitragliatrice leggera. Poi mi devi dire come ci sei arrivato Motte fino a qua, no? Perché... Sorry. 10 shipments this week, 50 by month. Thank you for securing my new port. Thought you wanted the book from the safe. Can't a man have both? Of course, the Yahudia Hotel is the real prize jewel. It's the best smuggling port on the South Coast. You just needed someone to clear out the competition. The Russians make good money from this place. And with this book of corrupt officials in their pay, that money will now flow to me. We are done here. But you and I still have business to do, Rojas. You've paid off some of Paolo's debt, but not all. Don't worry, I have more work for you. Ah, mazza, questo è un merdito al... dove si sente bene proprio. Ready to do some real work? Oh, perdon. Senti, se ti uccidessi... Che tal, guerrilla? Let's make me some money. Papa said always pay yourself first. Il tentativo è molto alto. La tentazione, non il tentativo. Il tentativo è molto elevato. Ah, 40 ce ne abbiamo qua, ragazzi, eh? Facciamo esplodere i cervelli, ma sì, facciamo qualcosa di nuovo, no? Arcipelago di Zamog. Andiamo a vedere che vuole Juan Cortés, va. Il nostro buon amico Juan Cortés. Juan? Danny! Danny, Danny, Danny! What do you want, Picho? Nothing. No, that's wrong. It's definitely something. I promise. Meet me back at the camp. I got an idea. Bye! Comunque che ci capisce qualcosa con Juan Cortés è veramente fenomenale. Io non ci capisco niente, quindi... E l'altro sa con chi sta a parlare. Welcome to the coast. Welcome, eccolo Juan Cortés. Che sta a fare... Sta a fare tartarughe, sta a fare... E lumache. It's about time. Need you to do some dead drops for the cause. You drop off the vivero, I pick up the profits. Who are the drops for? You try these? I took one for research, now I can't stop. Turn my piss purple. You want one? No. Who's paying us for the vivero, Juan? Before we slit Castillo's throat, we should ask for more flavors. It's the Yankees. Worse. CIA. The fucking CIA is in bed with Libertà? What's Clara think of this? Well, if she knew, I would hope it'd be something like, thanks Juan, I'm so happy to have guns to kill fascists named Castillo. Etc, etc. Freedom costs money. Clara doesn't ask, and I'll never tell. It's a private club. Just you, me, and lighthouses filled with Anton's candy. Clara needs to stay shiny for the people. You're protecting her. I'm not so sure I'm the only one looking out for Clara. Just remember, after La Revolución, she won't have time for a guerrilla like you. Just in case. That's the spirit, guerrilla. Ma, vedremo.
Allora, 265, 366 e 5231. Andiamo a quello da 2 km e mezzo, dovrebbe essere tra virgolette quello più vicino. E bisognerà vedere. I say yes. I feel like you are still going to tell me. Fucking drug lords want to stash their cash in American real estate so they can launder it. $50 million deal, Danny. That's great, Juan. I even got them to throw in a few kilos of product. Sold it on the black market, but lost it all at the tables in Monte Carlo. Bene. How is this helping me right now? Detto che è matto come una zucchina. Qua, qua, qua. Ah, qua ci conviene fare in questo modo e fortuna si sono incagliati. No, te prego. Tanto manco ci dovevo andare, quindi. Andiamoci alla fuga dalle mine. Abbiamo le fatte pattuglie a in modo vedete loro comunque. Ecco il primo faro. Mancano solo 500 metri. Dai, donna, spingi il tuo corpo al limite. Hostages. Puoi andare tranquillo, amico. Thank you, guerrilla. De nada. Allora, finiamo il lavoro per conto di Juan. One down. L'altro, vediamo dove sta. Sta poco dietro e sta sempre sulla costa, quindi muoviamoci sempre con la nostra barchettina, va. Thank you.
fai? Perché poi fa spuntare barche dei nemici d'amblè? First package dropped off. Okay, good. Hey, did I tell you about the time I brokered the deal for Gorbachev? Let me guess. You made the deal. Took a cut for yourself. Lost it in a dumb bet you can't even remember? I mean... I think this means we are family now. Quelli mi saranno messi dietro comunque, eh? Mamma mia, guardali quanti! Cerchiamo dove detto. Cazzo non lo fa questo? No raga, ci vedete, ha sbattuto contro il faro. Ma che davvero si è salvato quello? Dai, io sparo su un elicottero. Ma se hai mai visto un elicottero che non strompa con RPG? Nei film americani, come che tirano un RPG, se spappano un 14 miliardi di pezzi. Oh yeah. José Castillo was still in action. Everyone's talking about how it happened. Abbiamo tagliato la capezza, io a José Castillo, amica mia. Che è successo? Bienvenida. Oh porca puttana. Despiértate. Despiértate. I had hope for Clara. But I got you. You thought I wouldn't notice Libertad selling my Viviro to the Yankees? You're a dead man. When the guerrillas arrested my family in 67. Me, Papa, was dragged to this very cell. I was put in the cell next door. 13. Like you, mijo. We used to talk every single night through this vent. I loved it. His voice taught me to be strong, to be a man. And then the guerrillas came. Every day I'm in charge. Crime by crime, piece by piece he paid to the guerrillas. But we would still talk every single night until they took his tongue for his lies to Yara. Stop! Papa, stop this! Who is this guerrilla to you? Ah, I think we should skip a few steps, Raul. Mm.
Libertad. The attack. The Hotel Paraíso. Danny was there. You told me that you hid in the tunnel. Danny could have killed me. Could have given me to Libertad. We have no time for lies. I've stopped running. I've listened. I've learned. I've done everything you have asked. I will be El Presidente. Let Danny go. I am not a monster, Diego. We would give them a chance. Sciopo di butta sopra, Dani. Diego, not fucking right. How is he, Leo? Castillo's a fucking psychopath. Almost dead. Non ho capito che è successo tra le altre cose, quindi diciamo che sono abbastanza scusato in questo momento, in questo primo tuffo fenomenale. Have to get the fuck out of here. Cascato in acqua, quindi al paracadute ci serviva ben poco. Mortacci. Mortacci, che fugone, ragazzi. Abbiamo fatto proprio il fugone dei fugoni. Ciao piccola nutria. Juan, we're burned. Castillo was waiting. He and his fucking general tried to kill me. Glad you made it. I have to ask. Did you talk, Danny? Not a fucking word. Once a guerrilla, always a guerrilla. The kid, Diego. He saved my life. What? Shot Anton's general dead. Old dog? Pinga. This is good.
This is very good. We are playing 4D chess in space now, Danny. Fuck your 4D chess, Juan. I just got my molars ripped out. Same thing happened to me. Porco Giuda. Except I did it to myself. Just chew in the front, like a rabbit. And Juan, let's leave Clara out of it. We got burned. That's all she needs to know. Clara's got enough to fucking deal with, let alone you almost getting torn to pieces. Gracias. Porco Giuda, ragazzi, qua veramente non c'è. Anche se sta cosa mi fa un po' dubitare di Quan, che non vorrei che dietro sotto sotto che sotto c'è sta cosa, sta mezza trappola, ci fosse lui che s'accomuna con Anton Castillo, perché è strano. Come facevano a sapere questi che io stavo a... Paolo's busy again, isn't he? He sent you to help me? Come faceva a sapere lui che okay, io stavo arrivando a tutta sta roba? What to do? Clara for me. Bisogna investigare, amici, God knows we need it. Don't even have the right tools. Oh shit, look. So you know, I'm a badass radio DJ. Okay, that's a lie. Yes! Oh, I can't wait to tell Ian Paolo see this shit. Hola. Another hey. Fan. Just what we need. You here to pick up Paolo's slack? Parla con il capo squadra, che potemo fare? We got a lot to do here. Ma è terzo livello del campo dei banditi. Ah, sbloccato un po' di cose. Anche se mo per comprarla sta roba, fatte conto, ci vuole i rompenti antiuomo. Questo è Gagliardo. Dotazione avanzata. Questa è quella di base, che comunque non ci potremmo permettere ugualmente. Mentre i premi tac per impegnare l'avanzata del nemico e poi sparare un altro ombre di tatta, così. E questi cominciano a essere carini. Tasca munizioni, munizioni fucile di precisione, giacca di tiratore. Andiamo con la super macchina. Allora, che macchinetta? Angelito FV Turbo. Vola nei cieli. Con questa immagine mi sono stata a raccompagnare, ma in aria si libera, che è un piacere. Andiamo bene. Ma io prendo proprio questa. Chi è? Scusate, abbiamo due volte. Vieni qua. Allora, dove ci ha detto di andare, matto? A Cruz El Salvador. Vai. Non dovremmo nemmeno averci questi problemi ad arrivarci, perché calcolate che c'è il posto di controllo su strada, l'abbiamo preso poco tempo fa noi, quindi a parte quello non ci dovrebbero stare impicci per strada.
Al momento possiamo anche addirittura lasciare proprio il volante, tanto fa da lei. Che fa? Mi dà del lei? Tanto, diamo tutto, ma che ce frega tanto? Mica paghiamo noi. Dai, che gli fa il giri? Eccolo. Ma io mo c'ho da fare, non posso fermare. Ma che cazzo, non capisco perché gli sono andato addosso per le altre cose, perché cioè non c'era proprio bisogno. Mi sei impazzita la Dani Rojas. Guarda che sorpassetto abbiamo fatto, via, in curva. Mi sono sbagliato, scusa, pensavo che gli, se gli facevo la foto, cioè la, se lo inquadravo mi dava il camion da sbloccare, invece no. Ho fatto far giro più largo, non si capisce mai perché fa sempre il GPS e fa i giri più larghi. I'm a segunda. Oh, yeah. About fucking time. You're slower than my shits after I eat too many plátanos. I swear to God, bicho. What you waiting for? Spray the posters, plant the bombs, get the fucking word out. Radio Libertad is waiting to be born. Corre, chop chop. Questo è tutto questo. Ah, so, è un... come si dice? Un... nuove foto. È un mappazzone, come direbbe il buon Bruno Barbieri, di folli. È un po' un mappazzone di personaggi folli che fanno di tutto per rendere sta rivoluzione sempre più esplosiva. Queste belle medicine e poi andiamoci a tappare. Mi sembrava troppo bello. Oh, looks good. Va bene, aveva voglia, hai visto? Maxima matanza! Anzi, qua è Libertad. Che ci dai? Che ci dai? Che ci dai? Che ci dai? Pantaloni da impatto, dotazioni gambe.
Better get back to my graffiti. Un altro sta qua. Ah, eccolo qua, un altro. I think I might have a career here. Ho fatto questo, quest'ennesima opera di vandalismo. Dove stai? Fatti vedere col tuo bel faccione. Good now. Oh, è ancora meglio, hai ragione, è vero, Dani. Picho, going pretty good so far. Nice logo. Gracias. Just keep those edges clean, okay? I got it, Picho. Like, keep your wrist loose, okay? Smooth strokes. I got it. Ohone. Love you. Vediamo un po'. Arrampichiamoci usando le liane. Dai, donna, non mollare. Mostra il tuo lato duro. Keeping those wrists loose. Quanti ce ne mancano? Due. Uno l'ho visto, stava laggiù. Eccolo un altro. Eccolo un altro laggiù. Perfetto, quindi. E cos'è questo? Gran premio rivelato, va bene. Ora ci dobbiamo trovare. Better get back to my graffiti. Ma sì, ah, ecco. Allora, il presidente Anton Castillo è un grande figlio di buona donna. Possibile che c'è un gancio.
Better get back to my graffiti. Speriamo, vedi no cacchio stava pure l'altro, dove dai fa tutto sto casino. E vabbè, ormai è andata, quindi vandalizziamolo. I'm good. One more. Era uno, eccolo laggiù. È una zip line molto più sicura. Il milione e mezzo di risorse che ci ha dato, che non ci dispiace. Better get back to my graffiti. Oddio, un attimo, mi ha dato la sensazione pure a me di stare in alto e che si muovesse un po' troppo. Ma mi sa che il disegno della signora Castillo sta qua sotto, vero? Eccolo là, infatti. Vediamo un attimino su, vediamo se possiamo far danni ancora meglio, no? The virus is building a strong economy for Gaia and helping the world. Join the effort. No, sono tornato indietro, porco Giuda. Allora, a me serve quel cartello che sta là. I better get back to my graffiti. Sì, ci stiamo a tornare ai graffiti, Dani, però mi stare calmo un attimino, non t'agitare, eh. Spot for Petro's flyer bombs. Planting explosives in a public area. What could go wrong? Ecco la zip line, questo qui qua sopra, provata. When you see a soldier of Yara,
It is the duty of every Arab under their protection to stop them and thank them for their service. Check that one out. E questi li abbiamo fatti tutti. Micho, all done. That was fun. Yes way! Oh man, we're gonna make a radio station, Danny. Nei bidoni vicino alla piazza, perfetto. Signor DJ. Right. And what a voice it is. E un po' se riusciamo. Take care of your fellow yellow. Reporting malicious words and actions. Un agganciativo alla fine, però insomma. Ci è servito per evitare le schiantasse. Ha detto i sacchi, no, i bidoni. Li metteranno nei bidoni intorno alla piazza. Just throwing out some trash. Nothing to see here. Breaking curfew is a criminal offense. Make the right choice. Oh shit! Bombs away. Ma che cazzo di missioni? A follia o stato puro. Picho, I'm done. No, man. You're not done. Are you ready for the next step? I'm ready. Okay, so Maria's on her way. There's a banner she's gonna unveil on live TV. And you are gonna swap it out for our banner instead. Questa mi piace. I am. Am I? It's high up, but you can get there, right? You think Clara's gonna like it? Yeah, go team! I'm into it. Go team. Aspetta un po', ho visto una cosa interessante. Ancora ciondolo, carino. Proprio adesso mi dovevano sgamare sti rompicoglioni. Picho's gonna be pissed if I don't swap out those banners soon. Non mi vedono, 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 non mi vedono. Non mi hanno visto, non mi hanno visto, non mi vedranno più, non mi vedranno più. Non mi vedi, non mi vedi, non mi vedi. Be mindful of political criticism. That's so weird. And anti-Yara rhetoric. Your elected president, Anton Castillo, is working hard. I can now add vandalism to my list of capital offenses. If you witness or suspect any unlawful activity, that makes you a fucking badass. Come meet me at the gas station outside town. Put it in. You are the eyes and ears of Yara. That's what you get. Hey, hi. Disculpe. For what? For stopping you. Siamo arrivati, l'abbiamo fregati. Dai, guarda che bella, che bello striscione che tira giù. Ecco, amico mio.
Cioè, vediamo se è la diretta, va. Vediamoci la diretta TV. La diretta TV. TTV. Yeah, TV. Hello, my beautiful foreign friends. Any questions before we begin? Maria Marchessa. Minister Marchessa, are you concerned that... How do you respond to rumors that Diego Castillo is your son? I don't. Diego Castillo is the first son of Yara and an example to all true Yarens. Now, it is my pleasure to unveil the construction of the Anton Castillo True Yaren Cultural Center. Immediatamente. You see? This is the kind of cultural pollution we are fighting against. We just need to borrow your phones and your cameras. Everyone in Yara saw that shit! Oh my god, Danny! We have so much to do! I'm blowing my own fucking mind! un passo scalenato. Questo secondo me andrebbe d'accordo con Kwan. Andrebbe d'accordo con il nostro buon qua Cortez. Radio Libertad, baby! Yeah? You're on the air? No. But we are so close I can taste it. Come to my ranch. Why? Because I'm there. Isn't that reason enough? Radio Libertad. Allora, mappettinas. Andiamo al campo dei Maximas Matanza. Vabbè amici, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a mettere like e a seguirmi su tutti i miei canali social. Vi ricordo che l'episodio uscirà lunedì sul mio canale di YouTube, quindi andate, iscrivetevi e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutti i miei contenuti. Che dire amici, grazie mille come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao Predoni!